Salve. Mi dica. Oggi lei non è potuta venire a scuola perché aveva la febbre. Ah, ok, sprigiamo, corri! Mi scusi, una cortesia, mia figlia Ilari Pollari ha dimenticato in macchina questo quaderno. È venuta la zia prima di Ilari Pollari e ha detto che oggi non veniva a scuola. Scusi, è venuta chi? La zia. Ragazzi, è più di un'ora che la sto cercando. Ho portato il bancomat di papà. Quanto c'è andato? 100 euro! Ciao a tutti, funghetti e funghettine. Oggi è un giorno bruttissimo perché si torna a scuola. A me non mi va di andare a scuola. Ora lo dico a papà. Sapete, vi dico io questo zaino lo butto. Ilari, ti vuoi sbrigare? Sono già le 7:30 di mattina, dobbiamo andare a scuola. Stiamo facendo tardi, già il primo giorno di scuola, ti ho chiamato un'ora fa. Io oggi non voglio andare a scuola. Che cosa? Non vuoi andare a scuola? Siamo stati un mese a casa, Ilari. Scordatelo, sbrigati per prendere lo zaino e andiamo a scuola. Veloce! No! Come no? Vai, Ilari! Non ci voglio andare! Sbrigati a prendere lo zaino, Ilari! Non ho febbre! Sbrigati! Non hai nessuna febbre, si vede che non è nulla. Forza, vai, vai a prendere lo zaino, veloce. Forza, veloce, non comandi tu. Veloce, vai a prendere lo zaino. Io. Sbrigati. Comando io, punto stop. No, ma... andiamo a scuola. Punto stop. Ah sì, mi vuole mandare a scuola? Adesso so io cosa fare. Non è qua. Non è qua. Ah, ok, sta qua. Questa è una parrucca. Beh, scusate, sono un po' disordinata. Ilari, hai fatto? Dobbiamo andare, è tardissimo, forza! Ecco, ecco, un attimo, sì! Ah, ragazzi, non vi ho detto a cosa serve la parrucca? Mi farò lasciare dal mio padre davanti a scuola. Poi mi metterò la parrucca e il cappello e andrò dalla pidella e gli dirò: salve, sono la zia Ilari. Oggi Ilari a scuola non verrà perché avrà la febbre. Quindi loro penseranno che io sono la zia di Ilari, me ne potrò andare via e così avrò tutto il giorno libero. Adesso chiamo zia Nicole e le dico se vuole saltare a scuola insieme a me. Pronto, zia Nicole? Ilari, dimmi. Io oggi ho saltato la scuola di nascosto. Vuoi venire pure? Sì. Sì! Ilari, scusami, ma tuo padre lo sai che stai saltando scuola di nascosto? No! È un segreto per vederci fuori scuola senza che io a me mi riconoscono. Quindi la devo saltare pure io a scuola, così mi metterò pure io nei guai? Sì, però vieni, ciao! Madonna, 2 ore per dirgli una cosa. Ilari, mi sono stancato, al 3 prendo la rincorsa e sfondo la porta. 1, 2... Eccomi! Hai visto? Hai visto? Alla fine sei stata contenta di andare a scuola? Sì, sì, sono proprio contenta di andare a scuola. Sì. Stamattina stai facendo tante storie per niente. Poi alla fine hai visto, sei venuta qua a scuola, tanto contenta, guarda, sono tutti i tuoi compagni. Ciao Michele, ciao Beppe, ciao Franco. Ok, adesso aspettiamo 5 minuti che suona la campanella e no, poi... Ma perché non vai? Vai. Ma stai tranquillo, la mia scuola è tranquillissima. Ma lo so che è tranquillissima. Dai. Ma non ti posso lasciare qui da sola, Ilari, fuori scuola. Scusa, a parte cosa... Vabbè, sono... Oh, c'è Michele. E che c'entra che c'è Michele? Ciao Michele. Ma non fa niente. No, poi c'è la bidella, qua. Vabbè, rimani con la bidella? Sì. Va bene. Allora, mi raccomando, ti lascio con la bidella. Ci vediamo dopo, ok? Fuori scuola. Mi raccomando, fai la brava, ok? Sì. Ok? Ciao. Ila, mi raccomando. Sì. Adesso, ragazzi, qui comincio il piano. Ok, così la bidella non riconoscerà. Ma Ilari? Ilari! Ila? No, mi ha fatto saltare scuola. Adesso questo è l'appuntamento e lei non c'è. Non c'è. Scusi, signora. Ila. Ma che stai facendo? Ma sei proprio tu? Ora mi sto nascondendo dalla bidella. Se no mi riconosci, capito? Ma tu sei una pazza. Vabbè, provaci. Allora, funghetti, sono proprio contento che Ilari è tornata a scuola. E stamattina ha fatto un po' di capricci, però è normale. Probabilmente dopo giorni e giorni di vacanze. No, non ci credo. Cioè,
Ma Ilari ha lasciato qui il suo quaderno. Cioè, mi tocca per forza andare a portarglielo a scuola. Come fa se no a segnare le cose? Quindi adesso prendo e glielo riporto a scuola. Forza ragazzi, dovete entrare tutti qua, che sono dalla campanella. Vai, Michele, entra. Entra, vai, entra. No, non piangere, entra. È arrivato il mio momento. Salve. Mi dica. Oggi lei non è potuta venire a scuola perché aveva la febbre. E lei chi sarebbe? Ilari chi? Io sono la zio Ilari e Ilari Bollari. Ilari Bollari quindi oggi non viene a scuola. Mi sembra un po' strano, però adesso lo dirò al maestro. Non c'è niente di strano, non viene a scuola perché ha la febbre. Va bene, adesso lo comunico. Arrivederci. Ilari, Ilari, com'è andata? Benissimo. Batti 5, dai. Dai, dai, pugnetto. Oh. Ok. Spingiamo, corri! Cioè, Ilari è proprio sbadata, ma si può andare a scuola senza quaderno, dico io? Cioè, ma che cosa, dove scrive oggi? Sul banco, sulla fronte si scriveva? E mi scusi, una cortesia, mia figlia Ilari Pollari ha dimenticato in macchina questo quaderno. Se magari cortesemente lo può fare arrivare. È venuta la zia prima di Ilari Pollari e ha detto che oggi non veniva a scuola. Scusi, è venuta chi? La zia. La zia di Ilari? Ma no, ma Ilari ha due zie, ma sono una zia Nicole e l'altra zia Roma. Sono loro per caso? No, era una signora bassina, caschetto biondo. No, non è possibile. No, cioè Ilari oggi è entrata in classe perché io l'ho lasciata qui fuori e lei è entrata, quindi non può essere venuta nessuna zia di Ilari perché, ripeto, non ha nessuna zia. Quindi per cortesia, se può fargli arrivare questo quaderno, grazie mille. Forse non ha capito, Ilari Pollari oggi a scuola non c'è. No, non voglio mica pensare che io prima ho lasciato qua Ilari qua fuori, mi sono fidato di lei e lei è andata via da scuola. Ok, grazie mille, torno subito. Che bella aver saltato scuola, a te non ti piace? Sì, ma adesso che facciamo? Io ci ho battuta, saltato scuola, saltato. Non fa ridere. Vabbè, che facciamo? Un TikTok. Sì, ma spera che non ci becca nessuno qua, eh. No, ma Paolo, quello pensa su scuola. 3, 2, 1. Pronta? Vai. La mia mano. Mamma Loredana, pronto? Ascolta, Ilari non è a scuola. Sì, proprio, hai capito proprio bene, non è a scuola. Ma non lo so perché. Cioè, sì, certo che ce l'ho portata, ma lei mi ha detto che entrava, poi invece non è entrata, probabilmente. Va bene, ha marinato la scuola. Ma il problema è che adesso Ilari è una bambina di 10 anni che sta in giro per la città da sola, lo vuoi capire? Sì. Allora fai una cosa, cercala anche tu, ok? E chiama la polizia a questo punto. Ok, la chiami tu? Va bene, fammi sapere. Andiamo a prendere un pezzo di pizza. Con quali soldi? Non ho soldi oggi. Ah, per fortuna penso tutto io. Ho portato il bancomat di papà. Ma da dove l'hai preso? È una lunga storia, adesso andiamo, dai. Ma io non sono capace a ritirare, non ho mai ritirato dalla banca. Non ti preoccupare, lo so io. Proviamo papà, che non lo c'aveva. Ah, non lo ricordo. Ok. Dai, non manca poco. Prendi la carta. Ragazzi, è più di un'ora che la sto cercando. Siamo più persone a cercarla. Adesso anche la polizia, mamma Loredana, tutti quanti stanno cercando Ilari. Questo è il papà di Nicole. Pronto? Sì. Come Nicole non è entrata a scuola? Nemmeno Ilari. Allora ho capito tutto. Probabilmente allora stanno insieme. Sì, sia Nicole sta insieme a Ilari. Certo. Saldi, ma io sono saldi. Adesso ragazzi andiamo a mangiarci un bel pezzo di pizza. Con quei 50 euro posso prendermi pure qualcosa da vestire. È bella. Bella che? Allora chiamo papà e gli dico che è saltato la scuola. No, tieni, tanto. Se vorrai io sia il nipote. Ma io voglio sapere dove sono, possibile che non le trovo, non le vedo. Nicole,
Ilari! Ehi, ma queste qua? Ma quella è zia Nicola e Ilari? Ma queste sono loro? Ma guarda che stupide! Ma che cosa stanno facendo? Non ci credo, ragazzi! Sono loro due! Adesso ci penso io! Ecco, ragazzi, stanno arrivando. Adesso appena arrivano, quindi faccio prendere un colpo. Stefano! Dico, Ile, venite qui! Vieni qui! Ilari, Nicole, adesso voi salite in macchina, tu torni subito a scuola immediatamente e anche tu. Ilari, si fa questa roba? Scusa, poi hai ragione. Quindi? Fighettino, lo dovete fare. Mi raccomando, ragazzi, non saltate mai la scuola e dovete studiare. Quindi, se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. E ci vediamo domani con un altro nuovissimo video. Ciao! E adesso andiamo a scuola. Che è successo? Che schifo, adesso andiamo a scuola. Ciao!